XKRS. S come non sai cosa sarà, super sport, super, non frega niente, so che va come una bestia, va. R sta per randagia, perché è talmente cattiva che potremmo definirla solo randagia. Ma no, mi raccomando, vai piano, perché sì, no dai, poi sono dentro, non è mia, non sono dentro i piloti e no, sai che l'educazione e il rispetto, tu che non hai tanta esperienza, vai pianino, perché non vorrei fare delle figure, no, hai ragione, non intracciare i piloti. Nando, per favore, se sei in difficoltà metti fuori una mano, ti fai passare e saluta da casa, va bene? Vado io soft. Vabbè, scherzi a parte ragazzi, adesso la libidine di provarla, questa ultimissima XKRS, 550 cavalli, avete visto che è una vettura con la quale ci si può divertire, Nando sostiene che serve per fare quelle robe lì, dentro però avete il vantaggio di essere in un vero salotto, perché c'è pelle ovunque, dal rivestimento del cruscotto, c'è uno dei due delle due finiture disponibili, questa con in alluminio con il logo decorato, satinato, non so come si dice tecnicamente, RS, ce n'è un'altra invece black, però la scoprirete da Jaguar Monza, dai concessionari Jaguar, dentro vi dicevo pelle ovunque, bellissima la plancia con il navigatore satellitare, c'è la possibilità di avere la telecamera posteriore per i parcheggi, il volante molto razionale, pochi fronzoli però elegante, raffinatezza tipicamente british, con tutto quello che serve sott'occhio, bellissima la strumentazione che rimane analogica con il dettaglio digitale nella zona centrale per le marce, tutte le comunicazioni del computer di bordo, il livello carburante, temperature, distanze percorse, ma tutto quello che vi serve avere sotto mano in un ambiente unico. I sedili, due parole devo dirle, perché non sono troppo sportivi ma hanno un contenimento eccezionale, quello che vorreste vedere su una vettura di questo tipo. Anche qui la possibilità di avere diverse colorazioni, addirittura del piping, cioè di questa cucitura che vedete in questo modello è blu, ma potete averla anche qui, guardate la meraviglia dei particolari di Jaguar, c'è tutta questa cucitura a mano con questa colorazione, potete sceglierla in 3 o 4 allestimenti diversi. Tutto quello che vi serve, 16 regolazioni lombari per il sedile che è elettrico, veramente una meraviglia. Come optional è possibile avere anche la pelle scamosciata, qualora vogliate avere ancora più contenimento, perché chiaramente con la pelle un pochino si tende a scivolare. Che meraviglia. Adesso vado dal vecchio che gli insegno come si guida. Nando, arrivo! Quanto costa? 135.000 euro, IVA. Per cui, per quello che dà e quello che è, perché vi abbiamo detto va più veloce della SL 63 M, più forte della Vantage S, va più forte della Porsche Turbo e ha più coppia, e cioè è bestiale, si pone veramente al vertice della categoria GT over the top, così li abbiamo definiti. 135.000 euro, è vero, sono tanti soldi, ma non sono una cifra che pensa, cioè molto meno di quello che immaginassi. Considerato tutto quello che ha, non è cara per no, niente. Assolutamente no. Sono sempre una bella cifra, però veramente.
Va bene. Un pezzo molto molto contenuto. Scopritela da Jaguar Monza, perché trovatela questo qui che ve la prova lui, ve la roda lui, così almeno ve la dà bella fumata. Perfetto, grazie. Ciao. Ciao, ciao.